qualche minuto per una sessione di Q&A, quindi segnalate le vostre domande all'interno della chat, cercheremo poi di rispondervi alla fine. Ora, questo è il primo episodio, come sapete, di una serie di brevi webinar dedicati alla data governance. I prossimi episodi saranno dedicati a dare funzionali specifiche, mentre in questo primo incontro cercheremo di fornire una panoramica dei diversi elementi che costituiscono la data governance e i benefici che solo una visione integrata può portare. Ad accompagnarmi in questo viaggio ci sarà il nostro Jacopo Aliprandi, che è il responsabile dello sviluppo prodotto di Blindata. A proposito Buonasera a tutti. di Blindata, per chi non la conoscesse, Blindata è una piattaforma creata con lo scopo di aiutare le aziende nella data governance e nella compliance di processo. A guidare la progettazione e lo sviluppo è stata la convinzione che la compliance possa essere il naturale risultato del corretto governo dei dati. Oggi e nei prossimi episodi tratteremo le funzionalità più strettamente legate alla data governance, ma avrete modo di vedere come queste siano strettamente legate alla compliance di processo e in particolare alla corretta gestione dei dati personali, cosa che sfocia ad esempio, nella registrazione dei consensi con l'utilizzo della blockchain oppure nella generazione automatica del registro dei trattamenti. Come sicuramente avrete intuito, l'ispirazione per i titoli dei singoli episodi viene da Guerre Stellari, anche se qualcuno mi ha fatto notare che non siamo stati filologicamente corretti, pazienza. Se riprendiamo la metafora, dovremo però decidere da che parte vogliamo stare. Impero o resistenza? In altri termini, qual è il lato della forza che vogliamo ascoltare? In realtà, se Guerre Stellari ci ha insegnato qualcosa, è che la chiave è l'equilibrio della forza. Per chi si occupa di data governance, il rischio è che la data governance sia vista come elemento coercitivo, che è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere. L'obiettivo che ci dobbiamo porre quando impostiamo un programma di data governance, quindi diciamo un mindset corretto, è di riuscire a garantire l'utilizzo dei dati a tutti quelli che ne possono beneficiare nella maniera più rapida, efficiente, affidabile e sicura che sia possibile. La data governance quindi deve essere uno strumento di diffusione della cultura del dato. Dobbiamo dotarci e aiutare le persone che lavorano con noi degli strumenti, che possono essere procedure, strumenti, software o altro, che ci permettono di aiutare le aziende a crescere nella conoscenza dei dati. Cosa significa conoscere un dato? Beh, innanzitutto bisogna sapere quale significato ha e poi bisogna sapere dove lo posso trovare, come si muove, se è un'informazione affidabile oppure no, chi la utilizza e perché la utilizza. Ora, quanto siamo lontani da questo? Ho riportato questo post del nostro collega Andrea Gioia, CTO di Quantica, che ci fa capire che i margini di miglioramento che abbiamo sono piuttosto ampi. Ora, sappiamo che sono dati aggregati questi, e chi lavora con i dati sa che i dati stessi sono bravissimi a mentire quando sono opportunamente torturati. E sono anche certo che le vostre realtà, le vostre aziende, non soffrono dei problemi elencati. Rimane però il fatto che per chi oggi gestisce i dati ci sono due elementi di pressione che lo schiacciano. Un elemento di pressione è interno, l'altro è esterno. L'elemento di pressione esterno è dettato dal mercato e dalla tecnologia. Un tempo l'evoluzione tecnologica era soprattutto un elemento di contenimento dei costi, quindi server meno costosi, software di gestione più efficienti, eccetera. Oggi la gestione dei dati è un elemento chiave per la strategia aziendale e di conseguenza coinvolge ogni funzione. Grazie alle nuove tecnologie, anche i settori industriali più tradizionali, più storici, vedono abbattersi le barriere all'ingresso e si presentano sul mercato nuovi player che distruggono le rendite di posizione. Quindi per le aziende è essenziale essere rapidi nell'adozione delle nuove tecnologie e quindi essere molto veloci nella loro valutazione, nel testarle,
nello sviluppo dei prototipi e poi nel renderle parte integrante dell'infrastruttura aziendale. L'altro elemento è un elemento invece di pressione interna. Proprio per quello che dicevamo poco fa, oggi tutti vogliono avere accesso ai dati. Io ho riportato questo passaggio, ripreso da un articolo dell'Harvard Business Review, che è intitolato, articolo che è intitolato What's Your Data Strategy? È un articolo del 2017, ma penso che sia comunque interessante e estremamente attuale. In questo articolo emerge che avere il governo dei dati è necessario, altrimenti ogni funzione si crea la sua versione della verità e lo shadow IT diventa la prassi. Quindi serve ancora, come dicevo prima, velocità, oggi più che mai. E la data governance serve proprio a fluidificare l'accesso e l'utilizzo dei dati in maniera sicura, affidabile e veloce. Questo, a mio modo di vedere, si porta dietro un'altra considerazione, ossia che il fardello della gestione dei dati non può ricadere soltanto sul CEO o sul CTO. Deve esserci una collaborazione con le funzioni di business e con le funzioni di staff, come ad esempio la compliance o l'audit, dove sono presenti. L'ideale sarebbe quello di avere una o più persone con un livello adeguato di competenza sui dati in ciascuna area funzionale. Queste persone poi dovrebbero collaborare strettamente con l'IT e periodicamente riallinearsi e confrontarsi sulle nuove tecnologie, in maniera tale che queste figure possano funzionare da perno e convogliare le richieste del business indirizzandole verso l'IT in maniera adeguata. So che non è facile, tutt'altro, però è anche vero che probabilmente questo è il momento giusto per provarci. Per chiudere, un suggerimento. La chiave per l'introduzione della data governance, almeno per la parte di mappatura di metadati, quindi business glossary, data catalog, classification e lineage, potrebbe essere introdurla contestualmente alle attività progettuali. Quindi, quando parte un nuovo progetto, bisognerebbe includere la programmazione di queste attività. È quella che noi chiamiamo data governance by design. In questo caso l'effort non è significativamente diverso dalle attività di documentazione. E tra l'altro, utilizzando Blin Data, c'è la possibilità di avere una sorta di indice navigabile della documentazione stessa. Tra l'altro, questo è a mio parere, è anche il momento migliore per pensare alle regole e ai controlli della data quality. Chiaramente poi tutti questi elementi, in particolare la data quality, sono da rivedere nel tempo, però avere un framework conosciuto semplificherà il processo di manutenzione. Poi sulla manutenzione dei metadati abbiamo fatto un webinar dedicato, il link lo abbiamo appena messo sulla chat, quindi potete consultarlo, lo trovate anche sulla nostra pagina LinkedIn o sul nostro canale YouTube. Vi ricordo, adesso passerò la palla a Jacopo, vi ricordo che sulla chat potete eventualmente scrivere le vostre domande e cercheremo poi di rispondervi alla fine. Quindi rimangono ancora una ventina di minuti, Jacopo, pensi ti bastino per spiegare sì. Come mettere insieme i pezzi senza diventare matti. Penso che mi bastano, diciamo che ce li facciamo bastare. Grazie Guido, allora presento io. Ok. Ci siamo. Fermatevi se non si vede. Allora, quello che io cercherò di delineare un po' nelle prossime slide è un po' nel concreto come noi vediamo e soprattutto anche legato poi alla nostra esperienza progettuale, come si può instaurare nel concreto un processo di data governance e quali poi sono le attività pratiche da svolgere, da seguire. Per fare questo io voglio iniziare in maniera un po' provocatoria con quattro semplici domande. La prima ovviamente è il che cosa. Il che cosa riguarda quali sono e di che tipologia sono i dati che noi raccogliamo nei nostri sistemi, nei database delle nostre organizzazioni. La seconda domanda che viene spontanea e naturale dopo la prima è
dove effettivamente questo dato poi viene immagazzinato e come si muove all'interno dei nostri sistemi. Terzo punto fondamentale è il perché. Perché abbiamo il dato? Abbiamo visto come negli ultimi anni anche il GDPR ci abbia fatto questa domanda e abbia creato il panico. Quindi perché noi raccogliamo un determinato dato? Perché lo conserviamo? Ma anche senza essere legato a questioni di compliance, valorizziamo un determinato dato, quali prodotti ne fanno uso e consumo, eccetera. Per arrivare infine poi alla domanda sul chi, ovvero quali sono gli attori, quindi quali sono i fornitori, quali sono i dipartimenti, ma perché no, spingendosi sempre più nel dettaglio, quali sono le persone che hanno effettivamente accesso al dato. Queste domande, faccio da tutto, sono domande quasi banali. La risposta però non è così banale se la si vuole dare in un modo strutturato, in un modo consistente e non legato alla specifica conoscenza di una persona o di un team di persone, ma si vuole centrare una conoscenza dell'organizzazione, quindi avere il governo, no, di questa informazione. Questo è difficile perché tutte queste domande toccano aree e temi che in realtà sono molto disciplinari. Molto spesso alcune tematiche sono legate al mondo del business, ma alcune tematiche sono legate al mondo dell'IT, e queste domande si pongono un po' al confine, e per rispondere in maniera adeguata bisogna andare a dipanare un po' quelle oscurità del lato oscuro. Per far questo, e quindi per raccogliere tutte quelle informazioni che servono per dare risposta a queste domande, bisogna svolgere e riflettere su un insieme di attività. Ovviamente il processo che io qua cercherò di raccontarvi in breve è un processo che viene eseguito in maniera iterativa e soprattutto incrementale. Quindi generalmente con i nostri clienti si parte da un'area limitata, magari un'area di interesse, un'area dove si ha più priorità per l'analisi, per la raccolta, e si va poi man mano ad allargare il perimetro sia orizzontalmente, quindi toccando altre aree, o anche a livello di profondità e a livello di dettaglio. Questo appunto finché proprio il processo stesso di il programma di data governance e le persone, qua quello che diceva Guido, il team di data governance, non viene collaudato e tutti i processi poi di manutenzione, eccetera, vengono messi in pratica. Una prima fase dunque è quella della costruzione del business glossary, ovvero la creazione di un vocabolario condiviso che contenga tutti i concetti di business della nostra organizzazione. Parallelamente alla costruzione del business glossary, che appunto serve a, da una parte, definire i concetti di business, da una parte risolvere eventuali ambiguità, eccetera, si comincia a creare quello che è un confine, quasi, quello che è un accordo, un contratto fra ciò che è il business e ciò che è l'area IT. E quindi, forti della costruzione del business glossary, si può incominciare anche a guardare verso il mondo fisico, quindi guardare verso i sistemi, con la costruzione di un data catalog. Costruzione di un data catalog che raccoglie ovviamente tutte le strutture dati presenti in azienda, quindi a livello di metadato, e che poi viene riconciliato con il business glossary attraverso una fase di data discovery, o meglio di data classification, che significa collegare tra gli elementi e i metadati del data catalog, quindi dei vari sistemi, a concetti di business. Una volta fatto questo, ovviamente poi il processo può proseguire affrontando appunto tematiche di data lineage per capire come vengono movimentati i dati all'interno dei vari sistemi o all'interno dei database, quindi di tabelle, per poi proseguire con il censimento dei trattamenti, dei prodotti, degli attori coinvolti, fino ad arrivare a un punto di chiusura dove abbiamo tutti questi dati
e possiamo incominciare a farne un'analisi e diciamo farne anche un'esplorazione di queste informazioni. È chiaro che ciascuna di queste attività diciamo, è mirata a collezionare, quindi a catalogare un insieme predefinito di informazioni e metadati, tra cui appunto, come dicevamo prima, quelle del business glossary, quindi l'insieme dei termini e dei concetti di business. A destra in alto il data catalog, quindi l'insieme delle strutture che potrebbero essere sistemi, tabelle, colonne, file, servizi web, servizi esterni, eccetera, con ovviamente processi in basso a sinistra e infine gli attori, quali gli utenti, le divisioni aziendali, eventuali fornitori esterni. È chiaro che se mi avete seguito, diciamo, ciascuna di queste informazioni a sé stante non ci permette di rispondere alle famose quattro domande di prima. Questo perché la risposta a quelle domande in realtà non sta tanto nel business glossary o nel data catalog, ma sta proprio nelle connessioni che noi riusciamo a instaurare fra questi elementi, fra questi asset, chiamiamoli asset della data governance. Noi in Blindata, per fare questo, utilizziamo un grafo. Grafo, che ovviamente è la rappresentazione più naturale per questo tipo di informazioni, ma che allo stesso tempo è anche quella rappresentazione che, come potete vedere, mostra in pieno tutta quella che è la complessità effettiva dell'insieme degli asset della data governance. Questi grafi però, se ovviamente opportunamente interrogati, ci permettono poi di andare a vedere il dettaglio, di andare a esplorarli e di offrirci poi insight significativi per appunto le nostre analisi, comunque le nostre esplorazioni della governance, nonché anche poi alla, diciamo, condivisione delle informazioni. Quello che vi voglio mostrare brevemente negli ultimi 10 minuti che mi rimangono sono alcuni di questi casi, no? Voglio un po' cercare di rispondere alle quattro domande che vi presentavo all'inizio. Partiamo con un primo caso, no? È un caso del what, il caso di che cosa. Tramite il grafo noi possiamo andare a ricercare all'interno di un singolo data warehouse, all'interno di più sistemi, esattamente dove si trovano una determinata tipologia di dato di interesse. In questo disegno quello che vediamo sono dei KPI finanziari, e lo potete vedere appunto dal nodo del grafo in blu, messo al centro, con ovviamente i suoi termini specifici, quindi il gross profit margin, net income, revenue, eccetera, distribuiti su più sistemi. In questo caso esemplificativo abbiamo un sistema di business intelligence, quindi un sistema di reportistica che contiene e mostra dati finanziari, così come ovviamente in basso a destra un data warehouse che contiene ovviamente tabelle e colonne contenenti questi dati. Questa visualizzazione ovviamente è una visualizzazione statica del dato, dove noi abbiamo interrogato il grafo dicendogli fammi vedere dove si trovano i miei KPI finanziari, fammi vedere dove si trovano le informazioni legate al contatto dei miei clienti. Quello che si può fare sempre tramite il grafo, una volta raccolte tutte le informazioni, è anche quello di andare a capire e chiedergli come si muove una determinata tipologia del dato. In questo caso, ad esempio, l'interrogazione che è stata fatta sul dato è un'interrogazione del tipo come si muovono le informazioni di contatto del mio cliente. Il grafo, ovviamente, ci mostra che cosa? Ci mostra che le informazioni di contatto del cliente si muovono su 3 livelli. Un primo livello di sinistra è quello che noi possiamo andare a definire come livello dei sistemi esterni, a seguire da questi sistemi esterni il dato viene spostato su dei database operazionali per poi essere diciamo, esposto verso sistemi dedicati all'analisi e al consumo, quali potrebbero essere un sistema di reporting, un data warehouse, un CRM.
Questa tipologia di lineage è una tipologia di lineage, come si può dire, se vogliamo, ad alto livello architetturale. Il grafo ci consente però di fare anche altre operazioni di questo tipo, che noi chiamiamo che si chiamano di reverse lineage, ovvero di spingerci ancora più nel dettaglio e di andare ad analizzare campo per campo e singolo campo il dato contenuto e soprattutto come si muove il dato. E quindi il vantaggio a livello di governance di intraprendere attività di lineage è proprio quella di riuscire a sapere a tempo zero, comunque in quei pochi secondi di interrogazione del grafo, di sapere che il nostro rischio di credito che risiede nella tabella customer signature del nostro data warehouse viene spostata attraverso un job di ETL chiamato DWH underscore customer signature e che preleva il dato dal nostro CRM. Ovviamente questo sono due casi di lineage che fanno vedere proprio come ci si possa spingere a diversi livelli di dettaglio a seconda della disponibilità e delle esigenze dei tool che vengono utilizzati, perché questo è proprio la verità, diciamo, ogni situazione, ogni realtà è diversa a sé stante con le diverse esigenze. Volendo staccarci adesso invece dal modello fisico, che per ora abbiamo visto appunto dov'è il dato e come si muove il dato, cominciamo a muovere anche dalla parte di vista dei processi e quindi cominciare a rispondere al perché otteniamo il dato, perché teniamo il dato e perché lo raccogliamo. Qui, diciamo, gli aspetti si fanno più legati al mondo, se vogliamo, anche quello di compliance, e quindi, come diciamo, mostra diciamo, questo grafo di esempio, un'interrogazione che è stata fatta è le informazioni di contatto, come vengono utilizzate all'interno della mia azienda. E in questo scenario noi abbiamo evidenziato in giallo diciamo, i nodi che riguardano i trattamenti, quindi come ad esempio l'emailing, un'accessione a dati a terzi, eccetera, seguita da poi tutte le attività operative in arancione e i relativi fornitori, quale appunto qua il customer care di Quantica SRL e una numero uno marketing agency. Questo tipo di analisi è appunto un'analisi legata al mondo legata al mondo di processo, legata al mondo di compliance. E se vogliamo quella che poi Guido accennava, è quella che poi ci permette anche di generare reportistica legati al mondo del GDPR e delle altre normative. Il mondo poi, mondo legato al business, quindi il mondo dei processi, il mondo degli attori e dall'altra parte il mondo dell'IT, il mondo quindi del sistema, il mondo del ferro, si può unire nel grafo e quello che possiamo vedere è proprio una vera e propria quasi un'analisi di compliance. In questo caso, ad esempio, il focus del grafo è stata l'agenzia di marketing e il grafo ci mostra come questa agenzia di marketing sia stata incaricata di effettuare campagne di marketing e quindi incaricata dei vari trattamenti di mailing, di analisi del cliente, quindi anche di profilazione, e in quanto incaricata ha accesso a determinati elementi del nostro business glossary, quindi determinate categorie di dati, determinate tipologie di informazioni. Nella parte sottostante, invece, a chiudere il cerchio, abbiamo gli accessi ai sistemi. E quindi abbiamo come marketing agency, se non attraverso credenziali o attraverso ruoli, possa accedere ai dati fisici e quindi a una tabella del nostro campaign manager in cui sono appunto collezionati i dati. Il grafo però fa di più e ci permette di andare poi anche a evidenziare quali sono i dati non compliant, ovvero se notate in basso ci sono due nodi segnati con un pallino rosso.
quel pallino rosso di fatto ci racconta e ci dice che quel fornitore selezionato in teoria non è titolato per avere l'accesso a quella tipologia di dato, e non è titolato proprio perché il percorso del grafo legato al mondo business, legato al mondo dei processi, non consente la visualizzazione di quella tipologia di informazione. Ovviamente questo era, diciamo, solo un assaggio. Come potete immaginare, si compone, diciamo, per arrivare alla costruzione del grafo di completo, il processo si compone di varie fasi. Fasi che ovviamente, come mi ripeto, non devono essere per forza svolte tutte nell'immediato su tutto il perimetro di un'organizzazione, ma possono essere prese e adeguate sia, diciamo, a livello orizzontale, quindi sia nel perimetro, sia poi anche nel livello di dettaglio, a seconda poi delle priorità e delle esigenze. Quello che cercheremo di fare poi nelle prossime puntate, visto che mancano 2 minuti e voglio lasciare poi lo spazio alle domande, sarà quello poi di affrontare le varie singole fasi di questa attività, partendo con la parte di business glossary, andando a spiegare concetti di data catalog e soprattutto di data classification legate anche alla manutenzione e alle varie strategie che si possono adottare, infine il data lineage, sul perché farlo e soprattutto quali sono le difficoltà poi nel concreto che si incontrano al di là poi dei tool che si utilizzano. Io, vabbè, vi ringrazio per l'attenzione, lascio la parola a Guido per gli ultimi saluti e domande. Perfetto, Jacopo, grazie. Grazie, sei stato precisissimo anche nei tempi, quindi è il momento delle domande. In realtà, visto che siamo chiati con i tempi, te ne farei una sola, anche se forse l'hai un po' anticipato la risposta. Per raccogliere e mappare tutti questi metadati sembra esserci necessario un processo abbastanza impegnativo. C'è un modo per semplificare questa attività? Sì. Allora, chiaramente i metadati, come avete capito, anche dalle due immagini dei grafi sono veramente tanti. Quello che ovviamente noi facciamo è quello di automatizzare il più possibile. Per quanto riguarda la parte di sistemi fisici, quindi tutta la parte legata al mondo IT, quindi data catalog, ovviamente abbiamo crawler per appunto l'estrazione del metadato e per la manutenzione nel tempo. Quello che poi noi facciamo è anche automatizzare la parte di data classification, ovvero la creazione del collegamento fra l'elemento di metadato del business glossary, l'elemento di metadato del data catalog con il concetto di business glossary. Questo lo si fa attraverso appunto la definizione di regole che periodicamente vengono controllate e quindi mantengono, diciamo, allineato e aiutano nella manutenzione dei metadati. Quindi lo scenario è quello di avere il crawler, avere i sistemi di automazione per la data classification, avere un data warehouse grande, le persone, i team, i vari team ci lavorano e in automatico estrarre i campi di interesse da associare a business glossary. Quindi io ti direi che per la parte di, se vogliamo, di mondo IT, quindi di sistemi, di data classification, eccetera, le procedure sono automatiche, quindi la manutenzione è facile. La parte dove si potrebbe pensare che venga più difficile è quella legata al mondo dei processi. In realtà anche lì abbiamo avuto già esperienze di allineamento con i cicli attivi e i cicli passivi dei gestionali aziendali, e quindi anche in quel caso lì si riesce a tenere traccia poi dei vari incarichi, dei vari fornitori, dei vari clienti, e quindi dei contratti, e costruire e tenere aggiornato man mano
il grafo con i metadati. L'unico punto che mi viene da dire, che non è automatizzabile perché diciamo, è la sua natura che diciamo, richiede un po' più di chiacchiere, mettiamola così, è la parte del business glossary, dove ovviamente è la parte in cui si devono dipanare i dubbi e quindi diciamo, è l'unica parte che non si può automatizzare. Diverso discorso è se invece esiste già un qualcosa, esiste già una bozza di business glossary o esistono altri tool a cui si possa ricavare questa informazione da poi integrare dentro Blindata. Quella invece è una cosa che si fa e abbiamo fatto, appunto portare i dati del business glossary, quindi rendere Blindata slave di un determinato tipo di informazione e poi usare poi Blindata, il grafo, per andare a integrare tutte le altre informazioni e avere quindi quella che tu, Guido, chiamavi diciamo, la visione d'insieme sulla data governance. Perfetto, Jacopo, grazie mille. Penso che hai spoilerato un po' dei contenuti dei prossimi webinar, ma avevo magari incuriosito, spero, con i partecipanti. Speriamo. Va bene, allora, grazie a tutti per aver partecipato, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio e niente, buona serata a tutti. Grazie a tutti.